Siamo qui con Beppe Pregnolato, mister dell'Under 15. Dopo tanti anni sei tornato a lavorare con il settore giovanile giallorosso. Come hai trovato la nostra Academy e come si stanno comportando i nostri ragazzi, la tua squadra, in questa prima parte della stagione? Sì, come hai detto, dopo un po' di anni che ho girovagato un po' in giro, sono ritornato. Claudio mi ha contattato quando è stato eletto, quando gli hanno chiesto di fare il responsabile del settore giovanile, mi ha chiamato. Ne sono stato subito orgoglioso perché far parte ancora del Ravenna dopo tanti anni trascorsi mi ha fatto solo piacere. Diciamo che ho trovato, diciamo, un ambiente che deve lavorare ancora molto sul settore giovanile, sicuramente, però con persone che hanno voglia di lavorare, perché sappiamo che il settore giovanile è una risorsa, specialmente per le società minori come il Ravenna Calcio, come tante altre società. Dal punto di vista specifico, come allenatore, quali sono i principi fondamentali che cerchi di trasmettere ai tuoi ragazzi? Parlo in questa fascia d'età in particolare. Ma diciamo che quello che voglio insegnare, sicuramente quello anche che ho avuto io di insegnamento quando sono stato giovane da vari allenatori e tutto, la voglia è quello di non mollare mai, se uno ha un sogno di portarselo avanti perché è una cosa che te la devi sentire tua, è quella che, è una cosa che me l'hanno trasmessa quando ero giovane e gliela voglio trasmettere io qualche volta, vedo ragazzi che magari mollano anche per poco. Invece quella di non mollare mai. Poi sappiamo che c'è da lavorare sullo specifico, sulla tecnica, su capacità coordinative, su tante cose che questi ragazzi forse l'hanno persa, perché ai nostri tempi noi giocavamo per strada. Qua questi ragazzi vivono o nelle scuole, poi in questi 2 anni di pandemia è stato per loro penso un calvario, ecco. Appunto, i campionati sono di nuovo fermi proprio per questo motivo qui, per il Covid. Come la vivono i tuoi ragazzi questa situazione dove si allenano? Vediamo che non sono neanche in tanti perché tanti sono fermi e non hanno neanche modo poi dopo di confrontarsi, di chiudere il cerchio facendo le partite nel fine settimana. Sì, diciamo che ho avuto modo di sentirli un po' quando siamo stati fermi. Avevano tutti una gran voglia di iniziare, ma purtroppo abbiamo iniziato con queste regole che soltanto magari per un contatto anche nelle scuole che rimangano a casa penso che ne stiano soltanto soffrendo, anche se potrebbero uscire, però non ti danno la possibilità di venire al campo, di allenarsi e di quel sogno che ti stavo parlando prima di portarselo avanti, ecco. Sono ragazzi che sicuramente se lo ricorderanno per bene un giorno questo periodo, ecco. Parlando con te non possiamo non pensare alle 231 presenze che hai fatto con la maglia del Ravenna. Sei sicuramente nell'Olimpo dei calciatori più presenti che hanno indossato più volte la maglia giallorossa. I tuoi ragazzi si rendono conto di quanto hai fatto per questa maglia? Ma sai, questi ragazzi qua, forse i loro genitori, qualcuno mi ha visto giocare nel Ravenna, come hai detto te, ho fatto 8 anni di 230 partite nel Ravenna Calcio, però a qualcuno gli mando ogni tanto qualche video, gli faccio vedere qualcosa, come ti stavo dicendo, per far vedere, ma non per quello che ho fatto, cosa vuol dire il calcio, cosa vuol dire avere l'amore per qualcosa, avere quel sogno che ti stavo parlando prima. E io ho vissuto proprio per diventare un calciatore e poi dopo me lo sono cercato con l'umiltà, me lo sono proprio, sono andato in cerca per diventare un calciatore. Questi ragazzi, qualcuno mi manda anche qualche video che trova magari su YouTube, ormai si trova un po' dappertutto e qualcuno è anche incredulo che magari io potessi aver giocato così tanto tempo a questi livelli. Sicuramente anche dal punto di vista dell'identità, del senso di appartenenza, sono valori che il fatto di potersi allenare con una persona che li ha vissuti così profondamente sulla propria pelle è qualcosa di ancora più Sì, ma speciale. quello sicuramente all'inizio forse qualcuno mi conosceva, qualcuno non mi conosceva, come ti dicevo prima, questi sono tutti ragazzi nati nel 2007, perciò voglio dire, sono ragazzi che non sanno neanche la storia del Ravenna, non la conoscono, diciamo. E qualcuno non mi conosceva, poi qualcuno magari parlando col genitore, parlando o vedendo qualche filmato,
perciò qualcuno mi chiede anche, ma mister, com'è giocare in Serie B, com'è giocare in Serie C, com'è vincere i campionati? Ed è quello che magari gli voglio anche far trasmettere a questi ragazzi qua, che sì, diventi un professionista, magari di questi non sappiamo mai quanti diventeranno professionisti, perché non sapremo mai, però voglio dire, è quel sogno che un ragazzo se lo deve cullare, se lo deve portare dentro. Con così tanti campionati alle spalle, volevamo chiederti anche quali sono stati i tuoi ricordi più belli con la maglia del Ravenna. Beh, sicuramente la prima promozione, perché sono venuto qua nel 95 a Ravenna, avevo già 30 anni, non pensavo mai di rimanere 8 anni a giocare nel Ravenna, perché 30 anni magari uno può dire ti mancano ancora 2-3 anni di carriera, invece ho fatto subito l'annata della promozione, penso sia stata la cosa più bella che ho vissuto, e tutto un gruppo eccezionale che ancora ci sentiamo e tutto. E poi io penso che i 4 anni di Serie B sono stati bellissimi, l'ultimo lo escludo perché purtroppo vicissitudini di società, siamo retrocessi, poi c'è stato un fallimento, però dopo siamo rinati, perché dopo io ho deciso a 36 anni di rimanere a giocare in eccellenza, dalla Serie B sono rimasto in eccellenza, ho vinto altri 2 campionati, perciò anche quelli me li porto dentro. Però ti dico una cosa, la cosa più bella sono stati 2 anni anche che ho fatto nel settore giovanile, qua a Ravenna ho fatto la Berretti, ho avuto qualche risultato con questi ragazzi, quando li trovo per strada, che ormai sono anche genitori, mi fa piacere perché mi salutano tutti, si ricordano veramente cosa vuol dire giocare a calcio. Perfetto, ti faccio l'ultima domanda, qual è stato il compagno di squadra a cui sei stato più legato e qual è il calciatore più forte con cui hai giocato? Beh, sicuramente il calciatore che sono più legato è Massimo Gadda. Ho giocato ad Ancona assieme, me lo sono ritrovato qua, ho giocato anche da avversario contro, abbiamo fatto il militare assieme, me lo sono trovato qua a Ravenna, che lui era già un anno, mi ha anche allenato, perché l'anno dell'interregionale mi ha allenato lui, che abbiamo vinto il campionato. Viviamo quasi tutti i giorni assieme, adesso lui allena il Forlì, però ogni tanto ci vediamo con la famiglia, ci sentiamo tutti i giorni qua di là. Dopo mi ha fatto l'altra domanda di giocatori forti, ne ho visti tanti. Il giocatore forse più forte, però stava già andando alla fine della carriera, è Dell'Anno, Francesco Dell'Anno. Però uno come Zauli e Suoco, li voglio mettere tutti e due assieme, penso siano stati i giocatori più forti veramente che ho giocato, e poi dopo hanno fatto la loro carriera, ecco.